Allora vogliamo passare alla parola di Dio, siamo pronti? Dì alla persona a fianco a te, sei pronto? Sei pronta? Perché Dio ha una parola per te questa sera. Amen. Ti raccomando, resisti fino in fondo, non mollare, non mollare. Amen. Allora andiamo subito al brano e poi dopo vi do il titolo del messaggio. A me piace dare i titoli in modo che può essere tutto più chiaro man mano che andiamo avanti nel messaggio. Evangelo di Luca, capitolo 5, dal verso 1. Dice così: Ora avvenne che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret e la folla gli stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone, rispondendo, gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. E questo è un bello affondare. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: Non temere, da ora in avanti tu sarai un pescatore di uomini. Fino a qui la parola di Dio. Il titolo del messaggio di questa sera è questo: Due barche ormeggiate. Allora, ci troviamo davanti a un momento molto bello. Sapete, il Signore Gesù era uno di quelli che andava di qua e di là. Il suo ministero terreno era un ministero molto attivo, non c'era tempo di riposo per il Signore, perché lui sapeva che il tempo era breve, doveva affrettare i tempi e aveva da lavorare per l'opera che il Padre gli aveva affidato. Non prendeva tempo di riposo. Noi sappiamo attraverso la scrittura che in varie nottate il Signore Gesù stava lì in preghiera, non stava lì a dormire. Non c'era un po' di tempo che lui poteva trovare riposo. Doveva affrettare i tempi e lui doveva andare a fare quello che il Padre gli aveva ordinato di fare. Aveva una campagna evangelistica sul lago di Gennesaret. C'era una campagna evangelistica già accordata dal padre lì sul lago di Gennesaret, e nell'itinerario del padre era già tutto scritto: vai a Gennesaret e predica la mia parola. Non c'erano i mezzi di diffusione di quello che il Signore Gesù doveva fare. Non c'è come internet, che oggi tutto possiamo diffondere con facilità. Non c'era la stampa con volantini che poteva dire ai suoi discepoli: per cortesia, andate là, lì in Gennesaret, e fate un po' di volantinaggio, fate sapere che io arriverò sul posto. Non c'erano manifesti che si potevano affissare nel paese in modo che si sapesse che in Gennesaret sarebbe arrivato Gesù di Nazareth. Non c'erano modi per poter diffondere con tanta facilità che Gesù sarebbe arrivato in Gennesaret. Non c'erano mezzi, non c'erano cose che si potevano fare con tanta facilità. Ma una cosa si sa, che sul posto già la folla lo stava aspettando. Alleluia. Come è successo tutto questo? La fama di Gesù si diffondeva perché Gesù era mosso per lo Spirito. Ascoltami, quando sei mosso per lo Spirito, non c'è bisogno che tu ti fai pubblicità. Amen. Perché lo Spirito va davanti a te, lo Spirito parla di te, lo Spirito Santo appiana già e prepara ogni cosa, non c'è bisogno di pubblicità. Infatti, qualcuno mi ha detto: Ma pastore, del raduno che stai organizzando là, ma tu non stai facendo manifesti, non stai facendo niente. Non voglio fare niente, non voglio fare niente.
mi aspetto già che lo Spirito Santo stia preparando lui le cose. Voglio lasciare scorrere quello che Dio vuole fare. E allora il Signore arriva là, dice la scrittura che la folla già stava lì e lo aspettava, stava lì per ascoltare, aveva fame della parola di Dio, perché la voce di quello che il Signore stava facendo si diffondeva per tutta la Gerusalemme, per tutta la Galilea, per tutta Nazareth, per Gennesaret, per tutto il posto di, i posti di Israele. Si diffondeva la voce, perché il Signore Gesù faceva la differenza tra lui e i farisei. E lo Spirito si muoveva. E dove lo Spirito si muove non c'è bisogno di tanta pubblicità, la gente già correva lì sul posto. Ora sapete, oggi quando dobbiamo fare una campagna evangelistica, i grandi di Dio di questo tempo sono un po' strani rispetto ai grandi di Dio di quel tempo. Oggi alcuni dicono: se non mi date l'albergo a 5 stelle io non vengo. E io gli direi: state a casa. Amen. Se non mi date questo, se non mi date questo, se non mi date quest'altro comfort, io non ci vengo. State a casa, non ci venire. Amen. Sei d'accordo con me? Se non sei d'accordo, mi dispiace per te. In questo tempo chiedono. Il Signore Gesù non ha chiesto ai suoi: andate là, preparatemi un palco bello tappezzato, mettete la migliore strumentazione, i migliori apparecchi, amplificatori, microfoni, casse, perché tutti debbono ascoltare. Arriva il Gesù di Nazareth, preparate ogni cosa, perché sta arrivando il più grande predicatore per eccellenza. Non ha neppure un leggio per predicare, neppure un leggio, il pulpito non ce l'ha, niente. Ha una cosa: lo Spirito, nella potenza dello Spirito. Questo gli interessava. Amen. Va lì in Gennesaret e con lo spirito giusto deve predicare alla gente, ma arriva lì, trova una situazione contemporanea. Nello stesso momento c'è un altro fatto che sta accadendo da un'altra parte. Su Gennesaret, guardate cosa succede, che quando lui è arrivato sul posto, dice: ora avvenne che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret, la folla gli stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio. Immaginate la scena: Gesù è sulla riva, la gente lo pressava, il suo interesse era questo, preoccuparsi come far sì che tutti quanti potevano ascoltare la sua predicazione. E Gesù non guardava quelli che stavano davanti, ma Gesù guardava anche quelli che stavano dietro, e lui si preoccupava che tutti quanti potessero ascoltare la parola di Dio. Sapete qual era l'amplificatore che il Signore usava? Erano due gli amplificatori: o la montagna o il mare. Sai che attraverso la montagna, quando stai sulla montagna, la voce viene amplificata? O attraverso le onde del mare la voce viene amplificata? E allora Gesù ha bisogno del suo pulpito, ha bisogno del suo pulpito, ha bisogno di un pulpito, ha bisogno di qualcosa affinché tutti quanti potessero ascoltare in quel momento la parola di Dio, perché tutti stavano là e avevano fame della parola di Dio. La gente era accorsa lì perché desiderava ascoltare la parola di Dio, perché come la predicava il Figlio di Dio non la predicava nessuno, era unta la parola. E qui voglio dirti un'altra cosa interessante: a noi non interessa predicare la parola di Dio, a noi interessa predicare la parola di Dio con l'unzione. Amen. Con l'unzione, perché l'unzione fa la differenza. E il Signore aveva questo, aveva questo. Ora lui si preoccupa di tutti quelli che stanno in fondo e deve fare qualcosa. Immaginate, la gente non capiva perché il predicatore guardava intorno. Forse qualcuno diceva: dai Signore, parla, forza, incomincia a dirci qualcosa. E Gesù si guardava intorno, e si guarda intorno, si guarda intorno, e dice la Bibbia che mentre che guardava vide due barche ormeggiate. Voglio subito precisare che cosa può essere la barca. La barca può essere la tua vita, la barca può essere la Chiesa,
Ora esiste la Chiesa come corpo di Cristo, esiste la Chiesa come soggetto personale, come individuo. Tu sei la Chiesa. Sapete che la Chiesa non sono queste quattro mura? Amen. Questa è la comunità dove si raccoglie la Chiesa. Noi impropriamente diciamo andiamo in Chiesa, ma come la Chiesa va nella Chiesa? Se io sono Chiesa, la Chiesa va nella Chiesa? È impossibile. La Chiesa va nella comunità. La Chiesa va nella comunità dove si raccoglie davanti al capo della Chiesa, Gesù Cristo. Amen. Per celebrare il capo della Chiesa. E allora la barca è figura della Chiesa, è figura della tua vita, è figura di tutto il corpo di Cristo. Ora dice la scrittura che c'erano due barche ormeggiate alla riva del lago, del quale erano scesi i pescatori che lavavano le reti. Non dimentichiamo quello che il Signore Gesù deve fare. C'è una folla di gente, ama ascoltare la parola di Dio. Il Signore dall'altra parte vede queste due barche, lui sa che cosa deve fare. Non ha chiesto a nessuno tempo prima: preparatemi una barca in modo che quando arrivo sul lago di Gennesaret io già so che devo fare, prendo la barca e me ne vado lì al largo, così attraverso le onde tutti quanti possono ascoltare la parola di Dio. Non si preoccupa tempo prima, perché il Signore sa che le cose le deve fare al momento, e al momento e anche al momento giusto per aiutare qualcuno in particolare. Ci sono dei pescatori che sono andati a pescare. Sapete, sto frequentando un po' alcuni pescatori sull'isola di Ponza, e so che quando i pescatori, ho visto a casa, sono stato a dormire a casa di un pescatore, quando di notte non si va a pescare e non si prende niente, c'è tristezza, dispiacere, perché un gruppo, una cooperativa di 12-15 persone, dopo le devi pagare comunque, hai pescato o non hai pescato. Tu che sei il capo, che porti a pescare questi marinai con te, alla fine li devi comunque pagare. Hai pescato o non hai pescato? E questo è uno che gestisce questa cooperativa. E in qualche occasione che sono stato a casa sua, è tornato un po' triste, ha detto: Antonio, che c'è? Dice: no, stanotte non abbiamo fatto niente. Normalmente si fanno i programmi, si progettano le cose, dice: ok, con i soldi che guadagniamo stanotte io posso fare questo, ho queste spese, ho da pagare questo, e allora poi vai a pescare. È triste la notte. E i pescatori erano ritornati da pescare una notte in mezzo al mare, non hanno fatto niente, due barche sono lì ormeggiate sulla riva, tristemente stanno lavando le reti, e mentre lavano le reti, ma di che cosa li dovevano lavare? Che c'era dentro? Immondizia, perché non avevano preso pesci. Se non prendi i pesci, prendi solo immondizia. Comunque le reti le devi lavare, le devi preparare per il giorno dopo. E tiravano su le reti e tiravano l'immondizia del fallimento, l'immondizia dello scoraggiamento, del dispiacere di aver speso una notte in mezzo al mare, l'affaticamento, demoralizzati, e tiravano dalla rete tutte queste cose. E man mano che tiravano tutta questa immondizia, pensavano probabilmente tra di loro: che brutta nottata, siamo tornati a casa senza raccogliere proprio niente, che diremo alle nostre mogli quando torniamo a casa? È andata male, eppure ci sono spese da pagare a casa. Che gli dico a mia moglie? Stanotte non abbiamo pescato niente. Mettiamoci un attimo nello stato d'animo, nel cuore di questi pescatori che stanno là lavando le reti, scoraggiati, fallimento, delusione, abbattuti, demoralizzati dentro. Una notte di lavoro, non abbiamo fatto niente. Ma un momento, Dio non si dimentica di nessuno. Dio non si dimentica di te, ascoltami, Dio non si dimentica di te. C'è una folla che ha bisogno di ascoltare la parola di Dio. Ci sono dei pescatori dall'altra parte, scoraggiate, con barche ormeggiate, stanno lavando queste reti. E probabilmente tra di loro potevano pure dire: ma Dio non ci ha aiutato, le cose non sono andate bene. Stanno abbattuti, scoraggiati. Il Signore guarda dall'altra parte e va da Simone,
E gli dice: Simone, spostati un po'. Io al posto di Simone mi sarei aspettato qualcos'altro. Il Signore veniva e mi diceva: Simone, mi dispiace che stanotte non ti è andata bene la pesca. Dai, forse domani la cosa andrà meglio. Ma invece il Signore gli va a chiedere di spostarsi e gli va a chiedere la sua barca. Signore, ma tu forse non hai capito che questa notte ci siamo massacrati. Tu non hai capito che mi brucia la testa. E quante volte ho detto: non ce la faccio, mi brucia la testa, le cose non vanno bene. Poteva dire: Signore, non ce la faccio, ma che cosa mi viene a chiedere? E tu saresti il rabbi, la gente ti sta aspettando perché deve ascoltare te predicare. Tu vieni qua, mi vieni a chiedere la barca e mi dici di spostarmi. Guardate cosa gli disse. Vide due barche ormeggiate all'altra riva del lago, dalle quali erano scesi dei pescatori che lavavano le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò. Capisco che probabilmente Simone era scoraggiato, demoralizzato. Il Signore dice: dai Simone, forza, sposta un po' questa barca, sposta, non ti fossilizzare sul tuo scoraggiamento, non ti fossilizzare sul tuo momento che sei così demoralizzato dentro, non ti fermare là. Il Signore dice a Pietro, a Simone: spostati, spostati. E così Pietro, o Simone, come dice proprio la parola, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava la folla e le folle della barca. Mettiamoci nei panni di Simone. Non basta, ti do la barca, ci spostiamo, ti do ubbidienza. Probabilmente Simone si aspettava che le prime parole le spendeva lui, perché era così scoraggiato e abbattuto. Simone lì vicino al maestro si aspetta che il maestro incominci a parlare a lui, invece il maestro non parla a lui. Signore, ti sei dimenticato di me? Quante volte l'ha detto? Signore, ma ti sei dimenticato di me? Non vedi come sono messo? Non vedi quello che mi è accaduto? Dio non si dimentica di nessuno di noi. Dio è stupendo e meraviglioso. Deve parlare alla gente, deve ammaestrare alla gente con la parola di Dio deve amministrare. Simone sta là, lui avrebbe probabilmente preteso che il Signore parlasse prima a lui e che avrebbe rialzato il suo stato d'animo, ma il Signore non lo pensa proprio, lo lascia là così e incomincia a parlare alla gente. E mentre sta parlando alla gente, che cosa succede? Che il Signore sta parlando anche a Simone, perché sta parlando con la potenza della parola di Dio. E mentre parla della parola di Dio, sapete, la fede viene dall'udire la parola di Dio. Mentre sta parlando a tutta la gente, Simone lo incomincia ad ascoltare, ascoltandolo incomincia a rialzare la fede e incomincia a liberare Simone dallo scoraggiamento. Ma gli ha chiesto una cosa: dammi questo pulpito, Simone, dammi questo pulpito, dammi la tua vita, perché attraverso di te voglio parlare prima agli altri e mentre parlo agli altri parlo a te. Dammi il tuo pulpito, dammi questa barca, fammi salire dentro, Simone, dai, spostati da terra, fammi salire. Signore, quante volte ti ho fatto salire? Ancora una volta ti dice il Signore: fammi salire, dammi il tuo pulpito, dammi la tua vita, voglio parlare agli altri. Signore, ma se ti sei dimenticato di me, vuoi parlare agli altri? Mentre parlo agli altri, io parlo a te. E non mi dimentico di te. Gli ha chiesto una barca. Fammi salire e spostati. Fammi parlare agli altri. La gente ascoltava, Simone sta là, ascolta anche lui. Dopo che ha parlato a tutti quanti,
È successo qualcosa nella vita di Simone? Simone non sta parlando più, Signore, non abbiamo fatto niente. Simone è inchiodato sotto la potenza della parola e dello Spirito di Dio. Dio questa sera ti chiede, dammi la tua barca ancora una volta. Sei scoraggiato, dammi la tua barca. La voglio usare come il mio pulpito. Sei disposto a darcela? Sei disposto a darcela? È un onore che Dio mi chiede la mia barca. Signore, voglio essere il tuo pulpito. Parla attraverso di me agli altri. Parla, parla. Perché mentre parli agli altri, tu parli a me. E mentre io ti ministro questa sera la parola di Dio, Dio sta parlando a me. Sei disposto a dargliela proprio nel momento più difficile? Non era il momento facile per Pietro. Era il momento di dire, Signore, per cortesia, vai a parlare agli altri perché mi brucia la testa. I problemi sono grossi. Dammi la barca, Pietro, e spostati. Spostati dal momento che vivi. Forse già da tempo hai dato la barca al Signore. Forse già da tempo gli hai dato il tuo pulpito, la tua vita. Ma questo è un momento di scoraggiamento per la tua vita. Chiesa, probabilmente questo è un momento di scoraggiamento che stai vivendo. Ma il Signore questa sera ti rinnova l'invito. Sei pronto a darmi la tua barca? Perché l'intento mio non è quello di parlare prima a te, ma di parlare agli altri. E se tu mi offri la tua vita adesso, mi offri questo pulpito, mentre io parlo agli altri, risolvo il problema a te. Dio non si dimentica di nessuno. Dio non si è dimenticato di te. Succede il miracolo, il soprannaturale, si manifesta. Guardate che cosa accade. Allora salì su una delle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle della barca. E quando ebbe finito di parlare, parla a Simone. Disse, Simone, ora, dai, prendi largo. Aveva bisogno Simone di prendere la parola di fede, perché la parola alza la fede. Prima l'ha fatto spostare da terra, è entrato nelle acque, poi gli dice, adesso Simone, dai, prendi il largo. Guardate il lavoro progressivo che fa il Signore. Tutti hanno ricevuto la parola di Dio, non si è dimenticato di nessuno, si è preoccupato di quelli che stavano in fondo affinché tutti quanti sentissero la sua parola. Nello stesso momento sta rialzando in un modo invisibile e soprannaturale che tu non potevi capire, ma stava operando nella vita di Simone. Lo fa spostare da terra, poi dice, parlando agli altri, adesso Simone, dai, prendi il largo, più avanti. E Simone non ribadisce. La fede si sta rialzando in Simone. Era scoraggiato. La fede viene a rialzarsi nella tua vita proprio perché sei scoraggiato in questo momento. E il Signore viene ad incoraggiarti. Viene ad incoraggiarti. Non si è dimenticato di te, Simone. Non si è dimenticato. Non si è dimenticato. Non ti preoccupare, Simona. Dio non si è dimenticato di te. C'è un Simone e c'è una Simona. Dio non si è dimenticato. Prendi il largo. Non risulta nella Bibbia che Simone sta a discutere. Si capisce che si sta rialzando Simone da quel momento. Non sta più pensando. Più avanti. E calate un'altra cosa, il Signore poi gli dice. E calate le vostre reti per pescare. E qui Simone fa entrare un attimo quello che è la sua razionalità e il suo mestiere di pescatore. Risponde e gli dice, maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Mentre sta facendo entrare la sua bravura e tutto quello che era fatto durante la notte, poi ritorna in sé, mi dà un po' l'impressione di quando Gesù era nel Getsemani. Signore, se puoi allontana da me questo calice. Ma poi disse, no, la mia volontà, ma sia fatta la tua. Il Signore ritorna in sé,
Così Pietro ritorna in sé, a quello che probabilmente aveva ascoltato, di quello che la fede aveva fatto, e ritorna nello spirito della fede. Sapete, noi viviamo questi combattimenti, no? Che mentre che il Signore ci alza la fede, poi entriamo nel naturale, incominciamo a vedere con i nostri occhi e stiamo già pensando che non è possibile. Il Signore dice: ma come, te l'ho detto proprio in questo momento, che non ti lascio. E subito Pietro ritorna in sé, riprende con altre parole, dice: però alla tua parola calerò le reti. Alla tua parola. Perché dice la tua parola? Perché ha sentito che la parola di Gesù è una parola forte e potente. Dice: qua non posso dubitare, alla tua parola calerò le reti. Non mi importa che il mestiere mi dice che a questa ora non si può pescare, perché di giorno, quando c'è il pieno sole, non puoi prendere niente con le reti. Ma la tua parola calerò le reti e darò ascolto. Buttano la rete, e questa non è più quella rete sporca, ma è una rete che è stata purificata dalla parola di Dio, che è stato incoraggiato e consolato, sostenuto, rialzato dalla parola di Dio. Alla tua parola io calerò la rete. Buttano la rete e succede il miracolo. Attenzione, erano due barche ormeggiate, ma il Signore ha usato una barca. Signore, ti sei dimenticato di una barca. Qualcuno potrebbe dire: Signore, allora ti sei dimenticato di me. Di Simone non ti sei dimenticato, del fratello Tizio non ti sei dimenticato, ma credo che sotto sotto di me ti sei dimenticato. No, il Signore non si dimentica di nessuno. Ascolta, Dio non si dimentica di te. Dio non si dimentica di te. Dio non si dimentica di te. Una barca usata, ma la Bibbia dice che erano due barche ormeggiate. Nel miracolo che stanno tirando fuori le reti, mai immaginavano che le reti erano così piene e si stanno rompendo. La barca è così piena che quasi quasi sta affondando. Un momento, Pietro, chiama l'altra barca. Ragazzi, venite a darci una mano, venite, venite, non ce la facciamo con la nostra barca. Allora il Signore non si è dimenticato dell'altra barca, non si è dimenticato. Venite. Hanno riempito le due barche piene di pesci. Queste erano due barche ormeggiate, scoraggiate e abbattute, sconsolate, demoralizzate. Gli occhi di questi qua brillano, piangono, non si capisce che cosa sta succedendo, perché le barche piene di pesce al punto tale che stanno affondando. E io voglio dirti, questo è un santo affondamento. Amen. Questo è un santo affondamento. È bene affondare così, è bene affondare, perché siamo ripieni delle cose di Dio. Ragazzi, correte, non ce la facciamo, forza, dateci una mano. In tutto questo che il Signore ha fatto, guardate che cosa ci mostra la parola di Dio. Dio fa un'opera completa per tutti quanti noi. Dio non si dimentica di nessuno di noi. Se per un attimo il diavolo ti ha convinto e ti ha fatto pensare che Dio si è dimenticato di te, non si preoccupa più delle tue problematiche, ti ha lasciato solo, questa è la più grande bugia del diavolo. Se qualcuno ti ha fatto pensare che la Chiesa si è dimenticato di te, questa è la più grande bugia del diavolo. Pur quando la Chiesa si può dimenticare, il Signore della Chiesa, il Capo della Chiesa, non si dimentica di te. Noi possiamo immaginare la scena, guardando che il Signore si è preso Pietro e se ne sta andando, ma gli altri amici suoi, gli altri pescatori, stanno ancora lì, ormeggiati sulla riva. Signore, fai preferenze. Signore, fai preferenze. Ti sei preso Pietro, la sua barca, lo stai benedicendo. Sentiamo la gioia di Pietro lì in mezzo al mare, che la sua barca è piena di pesci. Mettiamoci nei panni di quelli che stavano lì.
sul lago e pensavano: a noi ci ha lasciati qua, ha considerato soltanto la barca di Simone e Simone. No, il Signore non dimentica nessuno. Chiamate l'altra barca, chiamate l'altra barca, ditegli che ci vengono a dare una mano. La parola di Dio questa sera è per te, è per te. Forse la tua barca è scoraggiata, hai tirato i remi in barca e stai lì a riva a pulire le reti dello scoraggiamento, il dispiacere, il rammarico, della delusione, del fallimento, e il diavolo ti ha detto, ti ha sussurrato al tuo orecchio, ti ha detto: non vale la pena fare questo cammino. Io ti dico invece che vale la pena, vale la pena. Questa parola arriva al momento giusto per la tua vita, perché il Signore si è ricordato di te, ha visto te mentre gli altri ascoltano la parola. Attraverso la tua vita, la tua barca vuole raggiungere altri, e questa sera lo Spirito di Dio ti vuole rialzare dal tuo momento, e attraverso di te vuole benedire altri, per poi gridare ai tuoi fratelli: venite, perché il Signore mi sta benedicendo. E se sta benedicendo me, benedirà anche te. Dio non si è dimenticato del tuo travaglio, del tuo conflitto, di quello che stai vivendo, del momento di dispiacere, di dolore. Dio non si è dimenticato. La parola di Dio ci mostra che il Signore ha completato l'opera. Dio va a completare l'opera per i suoi figli, non si dimentica di nessuno di noi. Pur quando noi possiamo stare scoraggiati e abbattuti, proprio in quel momento il Signore viene e ci viene a rialzare. Ma la domanda che viene da parte del Signore questa sera a tutti noi: siamo disposti a darci la barca come pulpito del nostro Signore? Siamo disposti a dire: Signore, voglio essere il tuo pulpito e predica agli altri attraverso di me. Proprio in questo momento che sono scoraggiato, proprio in questo momento che sono abbattuto, proprio in questo momento che ho tirato i remi in barca, proprio in questo momento che sto lavando le reti di immondizia e di scoraggiamento, in questo momento io ti do ascolto, mi voglio spostare da terra, voglio andare un po' più avanti e poi voglio dare ascolto a quello che mi dirai, cammin facendo con te. Voglio fermarmi qua perché voglio pregare. Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a te, Signore. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Spirito Santo. Chiedo a tutta la Chiesa di non distrarci, non disperdere l'atmosfera dello Spirito Santo in mezzo a noi. Massima concentrazione, fratelli. Non guardare me, chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi. Chiedo a tutti i responsabili di alzare le mani e di intercedere in questo momento, perché è un momento molto particolare, spiritualmente parlando. Dobbiamo permettere allo Spirito di Dio di prendere il controllo totale di ogni persona. Alleluia. Collaborate insieme con me intercedendo in questo momento. Collaborate insieme con me. Alleluia. Chiudiamo tutti quanti i nostri occhi, non ci distraiamo. Dio ti ha visto quando stavi da solo a piangere, a lamentarti, scoraggiato e abbattuto. Quando hai parlato con tua moglie, hai detto: vedi, le cose vanno così, come facciamo? Perché il Signore non opera? Perché il Signore non opera? Perché il Signore si interessa soltanto del fatto che bisogna predicare la parola, ma poi a tutto questo non ci aiuta? Perché si interessa di tutta la folla? Sì, Dio è interessato a questo mondo, perché il mondo sta perendo e sta andando all'inferno. Gesù si interessa del mondo e si interessa della Chiesa, non dimentica nessuno. Quando tu eri nel mondo, il Signore si preoccupava di te, si è sempre preoccupato.
E oggi sei nella chiesa, sei nel cammino con Lui e ancora si preoccupa di te. Io voglio pregare per tutti quelli che stanno vivendo un momento del genere. Se tu sei scoraggiato o scoraggiata, se tu hai abbassato il tuo sguardo più verso la terra che verso il cielo, dovuto alle situazioni, alle circostanze, e sei demoralizzato, demoralizzata dentro, questo ha rattristato il tuo cuore e per un attimo hai pensato che hai fallito, e voglio dirti che Dio ti ama, sì, ti ama, e che non si è dimenticato di te. Dio non si è dimenticato di te. Ogni persona che sta vivendo questo momento, cortesemente, alzate le vostre mani. Tenete la vostra mano ben alzata. Alleluia. Tu sei una barca preziosa per il Signore. Tu sei preziosa. Il desiderio del Signore è di farti prendere il largo e di farti calare le reti. Più che gettare la spugna, Lui vuole farti gettare le reti. No la spugna. Non arrenderti. Non arrenderti. Non arrenderti. Alleluia. Dio si è preoccupato di te questa sera. Dio ha parlato a tanti, ma in modo particolare a quelle barche ormeggiate. Quelle barche che hanno detto basta, non voglio più fare più questo cammino, mi sono scocciata, non ce la faccio più, getto la spugna, mi arrendo, mollo la presa. Tutte le persone che avete alzato la mano, cortesemente lasciate il vostro posto, venite avanti che preghiamo insieme. Alleluia. Voglio dirti che Dio ha fiducia di te. Dio ha fiducia di te. Dio vuole fare di questa barca il suo pulpito. Chiedo ai responsabili di darmi una mano, di poter sistemare un po' le persone un po' più avanti, in modo che andiamo bene per pregare. Alleluia. Questa barca è preziosa. Questa barca è preziosa. E questa sera Gesù ci vuole entrare dentro. Questa sera il Signore ci vuole entrare dentro. Alleluia. Tu sei preziosa, tu sei preziosa. Gloria a te, Signore Gesù. Il Signore ci dice di spostarci dal posto che ci troviamo. Gesù disse a Pietro, dai, spostati da terra. Per troppo tempo hai guardato verso la terra. Sapete, guardare verso la terra significa sto arrivando quasi a pensare al fallimento, sono abbattuto, non ce la faccio più, dov'è il mio Signore? Mi sono affaticato, è stato vano il mio sacrificio, è stato vano il mio lavoro, è stato vano il mio dedicarmi alla parola, alla preghiera, è stato vano, ma io ti dico che non è stato vano. Il diavolo ti ha convinto e ti ha fatto pensare che ha speso anni inutilmente. No, non li ha speso inutilmente. Dio non si è dimenticato di te. Dio non si è dimenticato di te. In quel tempo il Maestro non si è dimenticato di nessuno. Ha fatto un'opera completa per tutti quelli che stavano lì in quel lago di Gennesaret. La sua campagna evangelistica ha avuto un grande successo. E questa sera il Signore vuole avere un grande successo nella tua vita. Stasera il Signore cerca un pulpito,
cerca un pulpito. Sei pronto ad offrirglielo? Sei pronto a dire: Signore, qualunque cosa mi chiedi, io lo farò. Qualunque cosa mi chiedi, io lo farò. Qualunque cosa tu mi chiedi in questo momento, io lo farò. Alleluia. Hallelujah.